L'Isola dei Famosi, 13ª puntata. La gaffe di Elettra Lamborghini. Ilary Blasi apre la nuova puntata dell'Isola dei Famosi, annunciando che questa sera sbarcherà un nuovo concorrente, Ignazio Moser. In studio a sostenerlo c'è pure la fidanzata Cecilia Rodriguez. La conduttrice chiede agli opinionisti un parere su questo nuovo naufrago, senza però rivelare ai naufraghi il nome del nuovo concorrente. Elettra Lamborghini, interpellata, risponde che in studio ha di fronte a lei la fidanzata Cecilia Rodriguez. La gaffe, dunque, è servita. I naufraghi sono già schierati per squadre a Playa Palapa. Gilles Rocca negli ultimi giorni è stato poco bene e a proposito di lui si parla del fatto che ha rifiutato la prova di apnea con Francesca Lodo. Dallo studio Giovanni Ciacci tranquillizza l'attore su Miriam, ma in questa puntata Francesca avrà l'opportunità di riprovarci, proprio con Ignazio, che ha tutta la benedizione di Ceciu e viene accolto tra i complimenti generali. Dopo il tuffo dall'elicottero, Moser è pronto ad affrontare la prova di apnea al bacio. I due, superato il record, arrivano a 1:10. Francesca può godere degli spaghetti a ragù e può condividere il piatto con un naufrago maschio. La Lodo sceglie Andrea Cerioli. Ovviamente Ignazio non mangia perché è appena arrivato e non ha bisogno quanto gli altri concorrenti. Intanto continuano strategie e polemiche. Il gruppo dei primitivi, capitanato da Gilles e Valentina Persia, ha mandato al televoto Mirea Stabile, che però non ha preso per niente bene la cosa, almeno inizialmente. Qualcuno pensa che il vero leader di questa isola sia proprio Valentina. Angela Melillo non ci sta e spiega che sulle nomination non c'è stata una strategia, nonostante tutti abbiano nominato Mirea. Dallo studio Tommaso Zorzi non ci vede dalla rabbia. Ma i naufraghi fanno infuriare anche Elettra Lamborghini. La Persia chiama Isolde Kostner con il nome di Heidi e la cantante interviene subito per difenderla. In effetti Isolde non ha apprezzato la definizione di Valentina, i cui atteggiamenti fanno continuamente discutere. Andrea Cerioli e Matteo Diamante sono i leader delle due squadre e hanno la possibilità di sfidarsi nella prova resistenza. Il vincitore potrà portare le lettere di parenti e amici al proprio gruppo. Il vincitore è Andrea, le lettere sono per i primitivi. Sorpresa per Mirea, che in questi giorni ha raccontato di non aver avuto ultimamente un bel rapporto con la mamma. Sua madre è in studio e afferma di amarla, incoraggiandola tantissimo. Un bel momento che ci fa dimenticare la rabbia che vediamo su quest'isola. Mirea piange per l'emozione, non se lo aspettava. In nomination ci sono Mirea, Manuela Ferrera, Roberto Ciufoli, Ubaldo Ranzo. Il meccanismo è particolare perché un naufrago verrà salvato dal pubblico e mentre gli altri dovranno attendere la cerimonia della salvazione. Il pubblico salva Mirea Stabile. È il momento della nuova prova leader. Andrea sceglie di selezionare Gilles, Valentina e Angela. Contro di loro Matteo, Awed e Rosaria Cannavò. Nel mentre c'è il collegamento con la super Beatrice Marchetti, ancora sola, su Playa Imboscata. La modella ha l'opportunità di leggere la lettera del suo fidanzato. Torniamo alla prova leader, dove a vincere è Angela Melillo, che ottiene l'immunità, ma deve scegliere anche chi mandare a casa tra i nominati. Angela elimina Manuela Ferrera. Ovviamente Manuela raggiungerà Beatrice. Poi una particolare prova per misurare le affinità tra Ignazio e Cecilia. Ignazio perde pure la verdura per i primitivi. Per i naufraghi è il momento di una catena di salvataggio. La prima a partire è Fariba Terani, che sceglie di salvare Matteo. Lui salva Awed e grazie alla catena si salvano a seguire Isolde, Roberto e Emanuela. Rosaria Cannavò va direttamente al televoto. Nomination invece per i primitivi. Andrea nomina Gilles, Ignazio nomina Gilles, Mirea anche. Lo stesso nome viene fatto anche da Valentina e Ubaldo. Gilles nomina invece Mirea. E la Stabile sembra aver carburato bene dopo l'incoraggiamento della madre, tanto che interviene per dire che i primitivi si sono messi tutti d'accordo per nominare Gilles, un po' come è successo in precedenza per altre nomination di gruppo. Lei nella scorsa settimana era stata nominata da tutti i suoi compagni di squadra.
Dallo studio Tommaso è sempre più arrabbiato a causa di queste strategie. Gilles decide di spiegare cosa è successo e di aver detto ai compagni che è arrivato al limite, tanto che prima è svenuto e gli veniva anche da vomitare. Nel frattempo Manuela Ferrera è sul barchino, pronta a sbarcare su Playa Imboscata. Manuela decide di rinunciare all'opportunità perché non se la sente e dice di essere troppo magra, nonostante sia arrivata da pochissimi giorni. La Ferrera torna ufficialmente in Italia, mentre Beatrice continuerà a restare ancora da sola, sull'isola, guadagnandosi però un pieno sostegno, è veramente una guerriera. Si torna alle nomination e si passa a quella degli arrivisti. Rosaria nomina Roberto Ciufoli, Awed nomina Emanuela, Fariba nomina Roberto. Emanuela ricambia con Awed, Isold nomina Fariba, Matteo nomina Roberto e Ciufoli fa il nome di Emanuela. Vanno quindi direttamente in nomination Rosaria Cannavò, Gilles Rocca e Roberto Ciufoli. Che cosa ne pensate della gaffa di Elettra Lamborghini? È adatta nel ruolo di opinionista? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.